vi ringraziamo per la vostra partecipazione e che dire, ci ritroviamo nuovamente in questa sala dopo 5 anni ci eravamo lasciati in questa sala con un gruppo che avevamo intenzione di continuare un progetto portato avanti da Vito Cortese e poi qualcuno ha pensato bene di smontarlo in questi 5 anni pezzo per pezzo. Ma noi non ci arrendiamo, noi siamo sempre qua pronti per lavorare per la nostra comunità e per Vizzini. Che dire, il progetto che si... Il progetto è importante, è grande e noi abbiamo intenzione di portarlo a compimento. Gli interventi sono tanti. Io passo subito la parola a Vito che presenterà i ragazzi e poi man mano daremo la parola a ciascuno di loro per presentarsi. Grazie. Per la vostra partecipazione, numerosa e sicuramente sentita, perché i vostri sguardi trasmettono una volontà e una solidarietà al progetto che abbiamo messo su, che conforta, che ci rende forti. Io parlerò alla fine e intanto voglio presentarvi i 2 assessori che abbiamo designato. Sono, come tutti gli altri ragazzi, gente che ha fatto del lavoro e dell'impegno sociale la ragione, la scelta esistenziale. E questo è un fatto che ci pone su un piano sicuramente alto e ci differenzia dagli altri. L'impegno sociale, che è fondamentale in una comunità che vive difficoltà, che vive momenti di crisi, significa avere dei riferimenti importanti. Tutti i ragazzi della lista, dico tutti, sono ragazzi. E che vogliono essere utili alla nostra comunità, a Vizzini. Questo è un fatto importante perché non siamo disponibili ad abbandonare la speranza che questo paese possa avere un domani migliore dal passato prossimo e dal passato remoto. E quindi siamo qui a rappresentare, a chiedervi come comunità di starci non vicino, ma insieme a noi a cercare di modificare tutte le storture che questo nostro paese, per ragioni più svariate, vive in questo momento. Io mi riservo di intervenire alla fine per chiudere questa manifestazione importante, importante per Vizzini, importante per la vita dei vizzinesi, importante per l'impegno di tutti quelli che hanno scelto di mettersi in lista e di volere rappresentare una serie di valori che appartengono al patrimonio umano di questa nostra Vizzini, che amiamo e che vogliamo rappresentare quello che merita di essere. Vogliamo capitalizzare questo patrimonio enorme
di umanità e di disponibilità, perché non è vero che i vizzinesi sono stanchi, i vizzinesi non si impegnano, non è così. In dieci anni di sindacatura ho avuto con tutti i vizzinesi rapporti straordinari e ne ho apprezzato sempre l'intelligenza e la volontà di risolvere i problemi. Signori, intanto passiamo alla presentazione dei due assessori designati. Una è la dottoressa psicologa, impegnata e interessata ai bambini, ai processi di crescita dei bambini. E a lei do la parola. Buonasera a tutti, grazie a tutti di essere qui. Io sono Maria Rosa Biondo, sono una psicologa, una psicoterapeuta psicodinamica individuale di gruppo. Mi occupo di consulenza, di sostegno psicologico, di valutazione della personalità, di prevenzione di diverse forme di disagio e di raggiungimento del benessere psicofisico. Esercito la mia professione dal 2010 e ho avuto modo di fare esperienza in ambiti lavorativi diversi, quali la CTA, il FER, lo SPRAR e nei servizi sociali. Però ho iniziato facendo volontariato nelle scuole con l'Associazione Calatina di Intervento Psicologico e Psicosociale di Gran Michele. Ho scelto di iniziare dalle scuole proprio perché penso che per migliorare la nostra società bisogna puntare sui giovani, sui ragazzi, supportandoli nel loro percorso di crescita e di supportare le loro famiglie. A tal proposito, dal 2015 mi batto per l'istituzione di uno spazio ascolto nelle scuole che si è rivolto ai genitori, ai docenti e agli alunni, proponendolo per due volte nel bilancio partecipato e ricevendo ampi consensi. Oggi però stare qui per me è un'esperienza del tutto nuova, perché per gli apprendimenti che io ho ricevuto ho sempre visto il fare politica come qualcosa di lontano dal mio modo di essere, di fare e di vedere le cose. Però qualche settimana fa qualcuno ha iniziato a lanciarmi dei nuovi input, a ricordarmi che fare politica significa offrire un servizio alla comunità. Nel cogliere... affinché una squadra sia credibile, questo è un requisito fondamentale. Inoltre, ogni membro di questa squadra ha la voglia di fare e di spendersi per un progetto per questo paese, per la nostra Vizzini. Purtroppo, molto spesso ci dimentichiamo di fidarci o affidarci, oppure di esporci e di metterci in gioco, rimanendo spettatori passivi di ciò che accade, delle scelte fatte di altri. Questo perché? Perché la politica è diventata nel tempo la meta ambita non da persone che avessero a cuore il buon governo delle società e che quindi con la propria cultura, la propria onestà culturale, intellettuale, con le proprie idee potessero fare la differenza, ma è stata la meta ambita purtroppo da parte di persone che hanno visto nella gestione politica la possibilità di arricchirsi e di perseguire i propri interessi personali, a discapito di quelli che sono gli interessi della nostra collettività. E questo è inaccettabile. Brava. Ricordatevi che la dimensione politica, invece, è lo spazio relazionale istituito in cui si contrattano costantemente le regole della convivenza civile e nel quale si cerca di venire incontro ai molteplici bisogni dei cittadini, mantenendo il diritto di cittadinanza e appartenenza collettiva. È la capacità collettiva, infatti, che distingue la buona politica dalla cattiva politica, laddove è esercitata. Mi preme sottolineare che mai, come in questi ultimi anni, si sta assistendo ed è sotto gli occhi di tutti il totale degrado e discriminazione del tessuto sociale. Le persone purtroppo
rispetto al sistema sociale in cui si trovano a vivere. Per questo oggi è doveroso cercare di creare dei percorsi che possano aiutare alla risoluzione di questi problemi e risollevare la nostra società. Oggi davanti a voi qui non mi sento di fare alcuna promessa se non quella di un impegno sincero e costante volto all'ascolto, perché la politica deve essere in grado di ascoltare il cittadino, di mettersi nei panni del cittadino e di guardare le cose dalla prospettiva del cittadino. Io credo in questo progetto politico, la nostra squadra crede tutto in questo progetto politico, credeteci anche voi insieme a noi, grazie. L'uomo che ha sempre avuto a cuore e ha vissuto la storia del nostro paese con animo fecondo e avendo dato nel tempo una serie di servizi, a cominciare dall'archivio storico, che hanno arricchito sicuramente il nostro paese. Oggi il suo impegno passa alla operatività, quello di rappresentare voi e di lavorare per voi. Pietro. Grazie, non mi nego che la platea piena di questa sala mi mette un po' in soggezione, ma nel senso positivo della parola. Spero di essere breve. Dato mi presento, grazie dottore per le belle parole. Ho 36 anni, sono laureato in lettere, mi occupo ormai da 9 anni presso la diocesi di Caltagirone di tutela dei beni culturali e di sviluppo turistico. Ho sempre speso il mio piccolo impegno insieme ad altri amici come me, sognatori, nel volontariato e nell'associazionismo locale, lottando per il recupero del nostro patrimonio artistico, per la sua promozione, promuovendo progetti di fruizione turistica attraverso associazioni locali che hanno molto lavorato in questo senso, organizzando mostre, convegni e altre iniziative culturali. Attualmente seguo in collaborazione con alcuni amici sindaci dei comuni vicini, operatori del mondo della cultura, docenti del mondo universitario, una stretta collaborazione e alcuni interessanti progetti che coinvolgono Vizzini, appunto i comuni vicini a noi, nel tentativo di creare una rete turistica che possa attrarre il grande flusso di visitatori che in questo momento interessa il sud-est dell'isola, in particolare la vicina area iblea, quella ragusana. Sono tra i fondatori, e lo dico con orgoglio, del movimento Cambiamo Vizzini dal Basso, che è nato per contribuire alla crescita civile di questo paese, alla sua rinascita culturale e civile, non certo per perseguire obiettivi egoistici o di gruppo, certamente non per fare esibizionismo o per fare facile populismo di pancia. Sono cose che non mi appartengono e che certamente non possono portare nessun contributo ai nostri problemi, ai problemi della nostra città. Il clima politico che stiamo vivendo è un clima politico che è un clima di scontro, chiaramente, oltre che fra le parti politiche, tra le parti sociali, perché si parlava di disgregazione del tessuto sociale. E i cittadini, con questo clima che viviamo, ci parlano chiaramente di una disperata ricerca, di una rinnovata speranza e fiducia nell'azione amministrativa, di un forte desiderio di ripartire e di rubricare il recente passato come una delle pagine più demoralizzanti del nostro passato. Questo per dare nuovo slancio alla città di Vizzini, che vuole innanzitutto e semplicemente tornare ad essere una città vivibile. La crescente disaffezione alla politica che viviamo, come anche le difficoltà economiche, ci spingono come squadra che si candida ad amministrare questa città a porre maggiore attenzione, che comunque c'è già stata, come diceva Vito Cortese, nel passato, alla partecipazione democratica, alla legalità,
alla trasparenza, a una politica sempre dialogante tutto l'anno con i cittadini e tutti gli anni. La città quindi, politicamente parlando, ha bisogno innanzitutto di poche, semplici prassi amministrative virtuose e responsabili da parte nostra, come quelle già messe in campo circa 15 anni fa e ora propugnate con ancora maggiore forza da questo gruppo che si avvantaggia, secondo me, appunto di molti giovani impegnati in questi anni e in precedenza. Vizzini sembra quasi di fare un po' di retorica tipica del periodo elettorale, ma secondo me non lo è, perché bisogna ribadirlo: Vizzini è una vera e propria miniera di opportunità culturali. Vizzini è il teatro vivo e pulsante della politica verdiana, è un set cinematografico naturale, un primato che tutto il mondo ci invidia e ci riconosce. Vizzini è una straordinaria galleria d'arte, è un originale vivaio del barocco ibleo, grazie alle sue preziose testimonianze artistiche delle nostre chiese e dei nostri palazzi, è sempre stata una fucina di intelligenza, di grandi contributi alla storia della civiltà umana, della scienza e dell'arte, che vanno messe a frutto, vanno ricercate, portate a conoscenza del grande pubblico, e bisogna instaurare con queste persone delle proficue collaborazioni. Vizzini è patria di eccellenze gastronomiche che vanno sempre riproposte in maniera nuova, al passo con i tempi, con i nuovi orientamenti economici, per essere sempre più appetibili al mondo del mercato e dell'impresa. Per fare questo, innanzitutto, io penso che bisogna seguire sempre da vicino gli eventi più importanti della nostra città, quelli di maggiore risonanza durante l'anno. Penso alla Sagra, penso alle Verbiane, ma a tante altre idee che vi esprimeremo, vi illustreremo in altre occasioni certamente, con tavoli organizzativi permanenti e con equip di lavoro, come già in passato si era pensato di fare e si era già attuato. Quindi, innanzitutto c'è bisogno del nostro impegno personale, non soltanto come squadra amministrativa, ma di tutta la città che ci deve supportare in questo lavoro. E appunto, come vi dicevo, molte di queste proposte avremo modo di vederle più avanti in altri incontri. Mi soffermo, andando verso le conclusioni, su una delle cose più importanti che col nostro lavoro speriamo bene, se ci darete fiducia e se avremo l'opportunità di farlo. Vizzini ha una grande possibilità, a mio avviso, quella di essere attrattiva per il turismo cosiddetto di transito, di passaggio, perché si trova in una cuspide territoriale equidistante da tre grandi capoluoghi e mete turistiche di grande importanza nella Sicilia sud-orientale, che sono Catania, Siracusa e Ragusa. Per fare questo bisogna che l'amministrazione si faccia da mediatrice tra gli attori economici e i proprietari del nostro vasto patrimonio edilizio del centro storico, in modo che questo patrimonio non diventi un peso per la città perché va degradandosi, ma perché possa diventare fonte di reddito e motore economico. Serve in definitiva una politica della cultura finalizzata a mettere a reddito questa grande ricchezza che abbiamo di beni e servizi culturali, e questo in costante, assidua collaborazione con la diocesi. Di questo io potrei farmi senza dubbio carico per il mio lavoro, con le istituzioni territoriali, con le varie realtà associative e imprenditoriali della città. Per chiudere, io credo fermamente, sottolineo fermamente, che questa squadra, con le sue professionalità, con la sua esperienza unita alla freschezza delle idee giovani, con il proprio bagaglio di valori civili, possa rappresentare veramente il motore di una nuova grande rivoluzione culturale a Vizzini. Bene, adesso iniziamo a conoscere la squadra dei candidati al Consiglio Comunale. Chiamo Giovanni Amore, che penso che... Buonasera a tutti e grazie di essere venuti così numerosi questa sera. Io prima, giusto che faccio un passo indietro e parto dalle mie dimissioni, che sono state
rassegnate nell'ottobre del 2012. Per sopraggiunti impegni personali, coerenza ai miei ideali e al valore del servizio, ritengo doveroso rassegnare le dimissioni dagli incarichi di assessore e vice sindaco che mi sono stati conferiti a seguito dell'ultima sessione elettorale, svoltasi nel maggio del corrente anno. Erano passati appena pochi mesi, era l'ottobre del 2012, quando rassegnavo le mie dimissioni perché quel programma che avevamo stilato insieme era venuto meno. Non vi nascondo che l'amarezza, la delusione che tale scelta ha significato è stata veramente non indifferente. Io con il mio gesto ho cercato innanzitutto di far riflettere la comunità partitica in cui militavo. Con il mio gesto ho cercato di aprire un dibattito interno all'amministrazione che l'aiutasse a riflettere sulle scelte che stava per fare, lontane da quel programma firmato con cui ci eravamo presentati agli elettori, lontane dal percorso che era stato tracciato dalla precedente amministrazione Cortese. Vedete, cari amici, quel paracadute lanciato, perché avevo detto per impegni personali, poi ho aggiunto per coerenza ai miei ideali e ai miei valori, non è servito alla maggioranza. La maggioranza non si è fermata a riflettere su queste mie parole, su quello che loro sapevano, perché i problemi li avevo elencati nei pochi mesi. E da lì a poco i problemi sono acuiti, non erano problemi personali, come qualche santone aveva voluto giustificare la mia scelta, ma politici, erano problemi politici e oggi è il risultato agli occhi di tutti i cittadini di Vizzini. Adesso, dopo 5 anni, dottore Cortese e tanti altri amici mi hanno chiesto di tornare a dare il mio contributo a questo paese, un contributo che i vizzinesi sanno, che i giovani di Vizzini conoscono, perché non mi sono mai risparmiato per loro. Ero indeciso. Sono stato molto indeciso e non vi nascondo, ho un nodo alla gola perché avevo detto a tutti chi mi chiedeva in questi anni: scendi in campo? No, è finita la mia stagione. Poi arriva il dottore Cortese, arriva una mia amica, cara amica, la signora Pitrova, e mi dicono: pensaci, il paese non ha colpa. C'è stata una lettura, non ve lo nascondo, una lettura che ho fatto in quelle sere. La lettura, stavo rileggendo La luna e i farò di Cesare Pavese. E in questo testo Pavese a un certo punto dice: un paese ci vuole. Un paese vuol dire non essere soli. Sapere che nella gente, nelle piazze, nelle piante, nella terra, c'è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei è lì, resta ad aspettarti. Tipo, quel restare ad aspettarmi, quelle parole di quegli amici, non ce l'ho fatta, eccomi. Eccomi perché la mia scelta politica io l'ho maturata in un gruppo, in un'associazione che si chiamava gli Scout Agisci Vizzini Primo,
è lì che ho scoperto che significa politica. La politica è servizio, e non servirsi di una comunità, no, è servizio, lavorare per essa. Forse qualcuno l'ha dimenticato e dovremmo ricordarlo tutti quanti noi. Nel 2002 io avevo fondato a Bizzini la sinistra giovanile, e in quell'occasione sei venuto e hai detto: tu ti devi candidare. No, io dovevo laurearmi. Ho detto: ancora una volta i miei no dinanzi a delle tue parole chiave e dinanzi alla tua storia non ce l'ho fatta ad essere così risoluto. Perché nel 2002 vi chiedevo il voto per me e per Vito Cortese. Vi chiedevo il voto per un uomo che aveva creduto nella solidarietà e nei valori del servizio. Oggi io ho portato quei valori nella mia esperienza amministrativa. E vi chiedo il voto, un voto pensato, perché ho dato il mio contributo per questo paese. Grazie, grazie. Invito Luigi Dalmo. A te la parola. Buonasera. La mia emozione, non sono abituato a discorsi politici, quindi insomma, mi trovo anche un po' nuovo della, diciamo, di questo argomento. Io mi presento, sono Luigi Calmo, vivo a Bizzini, faccio l'agronomo. Ho deciso di vivere in questa città perché penso che ci siano grandi opportunità in questa città. E questa città mi ha dato grandi possibilità di crescita e ne potrà dare ancora a me e a tutti quelli che insomma vivono in questa città, vivono come imprenditori, come politici, come cittadini. E molte volte ci scoraggiamo di fronte alle cose, pensiamo che siano poco fattibili. E secondo me no, tutto è fattibile, ci vuole buona volontà. E avere l'obiettivo davanti, e si possono raggiungere veramente grandi cose, grandi obiettivi. Io in questi anni ho fatto l'esperienza di progettista per conto di tante aziende agricole e altri tipi di aziende. Abbiamo creato imprese, posti di lavoro con i progetti e sfruttando anche i fondi della Comunità Europea. E gli imprenditori esistono in questo tessuto sociale, Vito. Esistono e hanno voglia di fare, hanno l'intelligenza, però hanno bisogno del supporto nostro. Li dobbiamo guidare, dobbiamo dare gli strumenti, dobbiamo dare la fiducia, dobbiamo creare il clima giusto perché le imprese possano crescere e nascere in questo territorio, e hanno bisogno anche di voi cittadini, della vostra fiducia, del vostro rispetto, perché insomma le imprese sono la base di una società, almeno io lo dico dal canto mio. Insomma, se c'è ricchezza, se c'è lavoro, si sta meglio, c'è, diciamo, equilibrio nella società e c'è possibilità di crescita. Io ho deciso di candidarmi perché penso che il ruolo mio doveva andare un po' oltre, arrivato a 35 anni, perché ho in questo momento 35 anni. Ho detto: voglio impegnarmi in qualcos'altro. Ecco, tutto quello che faccio dal punto di vista tecnico, adesso magari penso che sia doveroso intervenire in qualche modo. E chiedo all'amministrazione che arriverà, alla mia squadra, a voi tutti, di crederci ancora in questo progetto. La squadra mi sembra abbastanza articolata, ricca di professionalità. Dal campo agricolo al campo del turismo al campo sociale, e scusate se dimentico qualcuno, ma
Insomma, questo è quello che mi viene in questo momento in mente. Mi chiedo di sostenerci, di sostenerci perché siamo giovani, siamo nuovi e liberi soprattutto. Questa è una cosa che voglio sottolineare. La libertà è una cosa che non ci può insomma, e vi chiedo di, soprattutto una cosa, di sostenere prima di tutto il nostro candidato sindaco e a seguire noi tutti come giovani candidati di questa lista. Grazie. Riusciremo a circolare le idee, perché alla base, è dalla base che parte sempre una rivoluzione. La lista civica, di cui infatti faccio parte, è nata dall'idea di cambiare le cose dal basso e quindi avere delle idee, delle proposte che ci facciano confrontare tutti. E questa è la scommessa che, come dire, condivido con gli altri del mio gruppo. E soprattutto la riscoperta della politica come qualcosa di buono e non di sporco, la politica proprio nel senso nobile del termine. Ed è per questo che voglio citare un brano di ragazzi come noi, allievi di Don Milano, di Milani, che in un libro, Lettera a una professoressa, citarono proprio la politica, dicendo che la politica è capire che il problema degli altri è il mio. E sortirne tutti insieme è politica, mentre sortirne da soli è avarizia. Grazie. Giuseppe Coniglione. Che incominciavamo con onestà, con tranquillità e con libertà, che purtroppo è andato a finire. La comunità di Vizzini molto male. Le motivazioni che mi hanno spinto a ricandidarmi, diciamo che sono molte. Innanzitutto mi candido perché penso che la politica debba essere fatta tutti i giorni. La politica non deve essere fatta soltanto 2 o 3 mesi prima delle elezioni. E la politica deve essere fatta con dedizione, con impegno e con serietà. Mi candido anche perché faccio parte di un gruppo, il gruppo Cambiamo Vizzini dal Basso. Ed assieme a tanti ragazzi, in questi anni ci siamo impegnati in iniziative di volontariato, iniziative culturali, in battaglie politiche anche. E con questo gruppo alla fine abbiamo dovuto fare alcune scelte. E la scelta era o quella di presentarci da soli, aumentando la frammentazione, o quella di puntare ad essere responsabili per questo paese, pensando che la frammentazione, che non agevolasse nessuno, al di fuori dei nostri avversari politici comuni.
Perché, ripeto, noi abbiamo fatto battaglie contro la vecchia politica, ma la vecchia politica non è ingannata soltanto da chi è vecchio anagraficamente, possibilmente. Mi scusi se glielo dico, ma la vecchia politica può essere ingannata anche da sindaci giovani, che non conoscono né etica né morale. Mi candido anche con tanto piacere in questa lista, perché a fianco a me ci sono persone molto competenti, come Pietro, come la dottoressa Biondo, delle persone che ho visto in questi anni mettersi a disposizione del prossimo con dedizione e compassione anche. Oltremodo mi candido perché in questa squadra ci sono anche persone, oltre ai giovani, persone che a livello amministrativo hanno una grande preparazione, e mi riferisco in particolar modo al mio collega di consiglio di questi anni, un esponente del PD, e diciamo che il PD, che non è il partito che mi sta più simpatico, che mi ritengo un po' più rosso, ma con Vito Cassone che siamo stati fin da subito in simpatia. Ebbene, con Vito Cassone già 5 anni fa ci siamo messi in testa di far nascere a Vizzini uno sportello per le imprese, un ufficio start-up imprese. Un ufficio start-up imprese è un ufficio con dei tecnici specializzati che aveva il compito di informare la cittadinanza sui finanziamenti che erano possibile reperire per chi volesse fare impresa, sulle competenze che servivano, sull'elaborazione di un business plan, sulla fattibilità di un progetto commerciale o imprenditoriale. Bene, già noi 5 anni fa eravamo riusciti ad ottenere un protocollo d'intesa con la Confcommercio, tra Comune di Vizzini e Confcommercio, per avviare a Vizzini uno sportello per le imprese a titolo gratuito. Ma qualcuno purtroppo non l'ha voluto questo, perché eravamo scomodi. Ma vi comunico con tanto piacere che ci siamo di nuovo messi in contatto con la Confcommercio e ci hanno assicurato la disponibilità ad avviarlo in tempi brevi. Quindi, questa non sono le idee e la concretezza di qualcun altro. Qui si parla di cose che si possono fare realisticamente. Perché io ritengo che in questo gruppo ci siano persone, e soprattutto ci siano persone serie, persone credibili che quando devono dire sì, dicono sì, quando devono dire no, dicono no. Non c'è il mediano, ora sì, poi no. Ed è naturale che il nostro interlocutore non poteva essere un altro rispetto a Vito Cortese. Per concludere, perché penso che mi sto annoiando, forse concludo con una frase, con un periodo particolare, che innanzitutto per me è un grande piacere essere candidata in questo gruppo assieme a persone straordinarie che in questi anni si sono impegnate, a persone che stimo profondamente come Vincenzo Fruiti Ciarello, come Michela Cataldo, come Giovanni Failla e come Giovanna Verga, che hanno scelto di essere con noi e di fare buona politica. Concludo dicendo che mi candido perché
Credo che in questo paese la politica debba essere fatta in maniera trasparente e non ci devono essere figli e figliastri. E chisto che non nascere solo un paese, re parenti e degli amici, ma nascere un paese di tutti i cittadini e di vizzini. Grazie. Faida Giovanni. Diciannove. A te la parola. Si vede, questa è la mia prima esperienza, mi sono diplomato da appena un anno, quindi non avevo proprio in mente di fare questa esperienza, però grazie a degli amici come Giuseppe Coniglione, il qui presente, mi hanno coinvolto a far parte di un movimento che era quello Cambiamo Vizzini dal Basso, e da qui ho preso la palla in balzo e ho deciso di candidarmi a fianco del dottor Cortese, un'altra persona che incarna benissimo i valori del nostro movimento, tutto quello che abbiamo portato avanti da qui a 3 anni, quindi penso di aver fatto la scelta giusta, non solo grazie a me ma anche grazie ai miei compagni di lotte, quindi il mio impegno sarà quello rivolto alle politiche giovanili, allo sport. Sport che ormai penso sia diventato il centro dei miei giorni, io lo vivo 365 giorni l'anno, quindi volevo ringraziare il dottor Cortese per questa opportunità e tutti i miei amici e compagni di avventura. Giovanna Verga, a te. Buonasera a tutti, mi chiamo Giovanna Verga. Per chi non mi conoscesse, mio padre era Vardino Verga, il calzolaio di Piazza Marconi. Ho 46 anni. Sono sposata e lavoro nell'ambito scolastico. Proprio per questo nel 2000 la mia vita, la mia famiglia ci siamo trasferiti al nord per lavoro. Abbiamo fatto tanti anni, abbiamo sofferto, abbiamo creduto di tornare in questo paese perché è il nostro paese e abbiamo le radici, la famiglia e tutte le cose che ci portano qui. E per quanto riguarda adesso è già 5 anni che ci siamo trasferiti e qui con il dottore Cortese e il nostro gruppo mi stanno dando la possibilità di candidarmi e farmi conoscere. I temi che voglio affrontare sono il sociale, perché lavorando a scuola ho molto tempo con i bambini e riesco a capire la problematica che li comportano. Mi voglio impegnare per un paese che sia civile, giusto e pulito, perché quando penso anche ai ragazzi che studiano per molti anni e poi si ritrovano in un ambiente dove non offre il lavoro e devono andare via come ho fatto io, e mi piange il cuore e quindi chiedo a tutti voi di poterci impegnare per un Vizzini da risvegliare. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, molti di voi già mi conoscono. Sono Ivan Livolti, mi sono diplomato in ragioneria e lavoro presso l'impresa di famiglia, impresa che opera qua a Vizzini e nei dintorni, nei paesi limitrofi. La scelta di candidarmi è stata dovuta e doverosa per diversi motivi. Uno tra tanti, il più importante forse per me, è quello proprio di rappresentare la risoluzione dei problemi che tutti i giorni sia i liberi professionisti sia gli artigiani sono costretti, obbligati a subire.
negli ultimi anni siamo stati troppo trascurati in tutte le circostanze. Vedete, il lavoro dell'artigiano, del libero professionista è quello di far crescere anche l'economia del paese, perché noi abbiamo la fortuna di fare lavori fuori il nostro paese e poi, come tutti ormai sapete e potete ben capire, siamo propensi a spendere nel paese, non a spendere fuori Vizzini. La spesa la facciamo tutti i giorni a Vizzini. I nostri liberi professionisti lo possono dire questo, perché è una battaglia che ho sempre fatto, cioè quella di non spendere troppo fuori Vizzini, il possibile dentro Vizzini. Allora, un altro dei motivi che mi ha spinto a candidarmi: ultimamente si vede una notevole desertificazione del paese. Molti giovani, molti, come ha accennato poco fa Giovanna Verga, sono costretti ad andarsene da Vizzini perché Vizzini offre poco, non offre molte possibilità. E allora il mio impegno non è quello di poter stare a braccia conserte, mi sono sentito di fare qualcosa obbligatoriamente, e questo è l'impegno politico per cui io voglio dare il mio contributo al bene della collettività. Un'altra cosa che ci tengo a dirvi è questa, che dentro di me negli anni a venire, negli anni passati, mi veniva voglia proprio di dire: ma perché nessuno si impegna a realizzare, a impegnarsi, a costruire, a far sì che il paese sia un po' più elaborioso di imprese, di iniziative, di idee? Sin dal primo giorno, dalla prima riunione che abbiamo fatto con i ragazzi, iniziai a sentire parlare anche di queste cose, di contributi europei, di contributi statali e regionali. Quindi da quel momento iniziai a pensare, allora non sono soltanto io che penso a queste cose, che spero di poter trasmettere a qualche mio coetaneo per far sì che rimanga a Vizzini, per far sì che creda in Vizzini, per far sì che creda nella propria città, nel nostro paese. Allora ho detto: non posso stare a braccia conserte, adesso sono un padre pure io. E quindi lo stesso fatto solo di pensare che un indomani mio figlio a Vizzini non ha più speranza, non ha possibilità, mi fa rabbia, mi rode dentro. E allora il motivo principale è questo, è proprio pensare al benessere collettivo. Io penso che con la nostra squadra, che è abbastanza, come avevo accennato anche pure il nostro candidato sindaco Cortese, è fatta da persone, da uomini già fatti, già pronti a scommettersi e a poter dare qualcosa alla comunità. Allora, un giorno 11 giugno abbiamo un impegno, l'impegno è quello di fare una X con Cortese per Vizzini, e per chi va scrivere le volte. Grazie. Grazie Salvatore. Signore e signori, signore e signori, amici e non, avversari politici, qualora fossero presenti, grazie per la numerosa presenza. Mi presento, per chi non mi conoscesse, sono Alessandro Merlo, ho 26 anni, vivo da diversi anni fuori per lavoro, purtroppo. Premetto che sono veramente emozionato ed onorato di essere qui oggi. È sempre un piacere tornare nella propria terra, accanto ai propri familiari, perché in un modo o nell'altro sei sempre legato alla tua terra, alle radici, soprattutto alla mia famiglia, che ringrazio per la presenza, e anche ai tuoi amici. Un ringraziamento particolare al dottore Cortese, che mi ha dato la possibilità di essere qui oggi. Volevo sottolineare che ho fortemente voluto io la candidatura assieme a questo gruppo, perché secondo me, prima di essere una lista, è un gruppo. È un gruppo. Nella vita è importante fare gruppo, sia a livello politico, a livello sociale e a livello civico. L'idea e il perché di candidarmi al Consiglio Comunale, l'idea di candidarmi al Consiglio Comunale nasceva qualche anno fa, quando ebbi modo di avvicinarmi al mondo della politica,
partecipando a diverse riunioni, convegni e conferenze sia a livello locale, regionale che nazionale e partecipando anche a diversi consigli comunali, mi sono reso conto di quanto sia importante il ruolo del politico nella società. Per questo ho deciso di scendere in campo personalmente, affrontando con timore razionale gli oltre 40 candidati presenti in 4 liste differenti. E, come sappiamo, ci saranno dottori, avvocati, professori, liberi professionisti, operai, impiegati. E poi mi faccio la domanda, i giovani, tanti ormai sono i giovani sfiduciati che non vanno nemmeno a votare perché non si rivedono nei propri governanti. Come possiamo dargli tolto? Mafia, corruzione, clientelismo, strane logiche di partito, interessi personali. È vero, do ragione a tutti i giovani, perché anch'io sono giovane, però volevo sottolineare che non tutta la politica è un male, esiste anche la buona politica del voler fare e dell'agire in silenzio con spirito di servizio per i propri cittadini. Per questo io oggi sono qui oggi, ho fatto la mia scelta di candidarmi assieme alla lista del dottore Cortese perché volevo risottolineare nuovamente che prima di una lista secondo me è un gruppo dove ognuno ha portato le sue idee, le sue competenze, le sue capacità, il suo lavoro, l'amore e la passione per questo paese. Adesso un ultimo invito che volevo fare a tutti, ma soprattutto ai giovani come me. Volevo dire che noi tutti, ma soprattutto ai giovani, dovremmo prendere coscienza del mondo che ci circonda e dovremmo capire che non dobbiamo lasciare il nostro futuro nelle mani di politici incompetenti e privi di senso civico. Ovviamente non possiamo limitarci a criticare tutto e tutto. Noi giovani solitamente siamo abituati a dire che cosa fa la società per noi, ma non ci chiediamo mai cosa noi facciamo per la società. È opportuno che anche noi facciamo politica e non stiamo sempre a guardare le classiche strani teatrini politici che si usa fare all'ordine del giorno. Grazie per la numerosa presenza e passo la parola. L'amica Lidia Borsa. Buonasera a tutti. Molti di voi mi conoscono, comunque è doveroso che mi presenti. Sono Lidia Costa, faccio il medico 118 presso la postazione di Vizzini. Per gli ultimi 2 anni e mezzo sono stata consigliera comunale e per 9 anni, dal 2003 al 2012, sono stata assessore ai servizi sociali con l'amministrazione Cortese, di cui sono fiera e me ne vanto. Come tutti sapete sono impegnata da sempre in parrocchia. Perché ho scelto di ripresentarmi, di ricandidarmi? Sono in mezzo a tanti giovani e poi ho incontrato in questo percorso delle persone splendide, stupende, a cominciare dal dottore Cortese qui presente, Giovanni Amore, Vito Cassone, che abbiamo i trascorsi amministrativi, qui Salvatore Ponte. Poi ci siamo con il consigliere Coniglione, che abbiamo avuto questi 2 anni e mezzo insieme in consiglio comunale. E poi ho incontrato tutti i ragazzi, persone veramente splendide, stupende, con cui io ho condiviso gli stessi ideali. Il nostro obiettivo è il bene comune e io in queste cose mi ci ritrovo. Non è che perché sono più grande di loro, attenzione. Sapete tutti che la politica è servizio. Io metto la mia persona a disposizione della gente, soprattutto delle fasce più deboli, delle persone che sono in difficoltà, perché per questa gente c'è bisogno di affermare proprio i loro diritti, che non devono essere delle cortesie. Io quando mi è stato chiesto di presentarmi, all'inizio ero un po' tentennante, ma poi ho visto che veramente è perché ci credo che la politica è servizio.
qualcuno mi diceva: ma chi te lo fa fare candidarti, la politica, ma tu non ne hai bisogno, la politica è sporca. È sporca per chi la fa sporca, ma la politica può essere pulita. Poi ancora qualcuno mi diceva: no, hai fatto bene, perché ci vuole gente come te. E io vi dico che è importante veramente essere in politica, fare una politica pulita, perché io non sono il tipo, non mi posso nascondere dietro un dito quando vedo che una cosa è storta, non mi posso comportare come Pilato che se ne lavò le mani. Se c'è qualcosa che non va, bisogna lottare per la rinascita di Vizzini. Vizzini ha bisogno di rinascere, perché forse dove siamo arrivati non c'eravamo mai stati, ed è così. Modo. Poi qualcuno qui già è stato distribuito il programma, è un programma ambizioso, ma un paese come Vizzini, che ha dato i Natali al famoso scrittore Giovanni Verga, un programma così se lo merita. Certo. E poi cosa posso dire? Cioè, io penso sempre, anche forse perché sono impegnata in parrocchia, penso anche alle parole del Papa, che dice che i cristiani si devono immischiare in politica. Ci vuole la gente che si immischia in politica, che mette tutto se stesso, che dà le sue idee, i suoi suggerimenti a chi amministra, perché un buon amministratore è la persona che ama il suo popolo, che ama i suoi concittadini, come siamo qua tutti, il nostro gruppo, la nostra squadra. Con l'umiltà, la disponibilità, l'amore si può costruire veramente una società giusta e solidale. Quindi vi chiedo, noi, è una squadra stupenda, noi insieme a voi possiamo veramente far rinascere Vizzini e farlo diventare un modello di giustizia, di legalità e di vivibilità. E concludo con le parole di Paolo VI: la politica è una delle più alte forme della carità. Grazie. Buonasera a tutti e grazie per essere venuti. Io sono Vincenzo Briticiarello, 24 anni, perito agrario, e ormai da un bel po', praticamente da sempre, lavoro nell'azienda agricola di famiglia. 3 anni fa fondammo insieme a degli amici e dei ormai compagni di squadra il movimento civico Cambiamo Vizzini dal Basso, il movimento civico Cambiamo Vizzini dal Basso, e sono stati 3 anni densi di appuntamenti, densi di attivismo, associazionismo e volontariato. Ora faccio parte di questa squadra, sono in lista insieme al dottor Cortese, e lo dico con un pizzico di orgoglio, perché ritengo che sia la squadra più credibile all'interno di questo panorama elettorale. Vorrei essere eletto per rappresentare appunto il mondo dell'agricoltura, della zootecnia, che ha bisogno appunto di uno sviluppo, di una promozione. E tant'è che da un po' di tempo a questa parte mi sto occupando della promozione di un'idea, che questa idea consiste nell'aggregazione, nella cooperazione tra produttori olivicoli, per far sì che entrano nei regimi di qualità come biologico, IGP Sicilia e DOP Monti Blay, per avere dei vantaggi qualitativi, quantitativi e soprattutto economici. Detto ciò, vi chiedo di aiutarci e di avere fiducia in noi. Grazie mille. Buonasera, sono Rosa Valirosi, sono da sempre stata innamorata del mio paese e per questo sono qui. Però torniamo un po' indietro. Una persona qua dentro, speciale, mi ha detto che uno dei miei pregi, e forse un grande difetto, è la sincerità. E sinceramente vi voglio dire perché stasera sono qua. Molte persone a Vizzini se lo stanno chiedendo, magari non so che cosa gli esce dalla bocca, perché sono qua.
Io 5 anni fa vengo eletta come consigliere di opposizione, un grande onore e onere. 170 persone mi avevano eletta. Mi trovo seduta in opposizione in un gruppo molto, moltissimo eterogeneo, moltissimo eterogeneo. Ognuno con le nostre teste. Lì mi ritrovo a non poter avere parola nell'amministrazione, perché essendo all'opposizione. Non solo, a dover subire tante di quelle cose che purtroppo in campagna elettorale 5 anni fa avevo detto a tutti i cittadini di Vizzini di partecipare ai consigli comunali in modo da poter capire che cosa succede in quella bellissima stanza. Scusate. Quindi a non poter incidere nell'amministrazione e a dover sentire qualcuno che si vantava e ancora si vanta di grandiosi progetti per Vizzini. Penso che i grandiosi progetti per Vizzini gli sono rimasti nelle parole a questa persona. Comunque andiamo avanti, questo qualcuno che non ha fatto altro che fare un bel balletto di giovani assessori che se lo sono sentiti col fiato al collo e non so che cosa hanno fatto. 18 assessori che non hanno avuto voce in capitolo assolutamente. Quindi seduta all'opposizione, amareggiata grandissimo, un amareggiamento che non ci potete credere, perché non potevo fare niente. Io sono una persona fattiva che prima che la penso la cosa la faccio, possibilmente i miei familiari mi rimproverano di questo. Deprimente, assolutissimamente deprimente, non volevo candidarmi più. Non è possibile qualcuno che mi conosce, perché io sono innamorata del mio paese, dico che sono innamorata del mio paese per DNA, perché mio padre mi ha insegnato che dopo la famiglia viene Vizzini. Comunque mi riprendo, perché ci vuole poco, basta camminare a Vizzini, i nostri tramonti, le nostre montagne, mi riprendo un po' e vengo a contatto con il nuovo gruppo politico di Renzi. Io sono stata sempre di centro-sinistra, pur facendo parte di coalizioni dove mi vedevano magari un po' di centrodestra, però nella mia indole tra la gente e per la gente sono stata sempre di centro-sinistra. Questo gruppo provinciale e regionale dei gruppi renziani riprendo un po' coraggio. Nuovamente penso di scommettermi per la mia città. Un anno fa dovevo incominciare a scegliere chi poteva essere questo gruppo che aveva le mie stesse idee politiche. Guarda caso ho scelto questa. Questo gruppo, grazie ragazzi, grazie, grazie, ho scelto voi. Quali sono i motivi? Beh, incominciamo da all'inizio. C'era grande difficoltà perché c'era l'orca assassino, che un orca assassino in questo gruppo, e mi avevano detto stai attenta perché c'è qualcuno che mangia uomini, donne e bambini. Quindi dovevo stare attenta. Ora sono qui, felice, ma più che felice, serena. Abbiamo fatto riunioni che solo chi può fare i confronti, vi dico che io l'ho fatto il confronto e l'ho potuto fare ampiamente. Riunioni di una serenità, di una pacacità,
di un rispetto reciproco che non ho trovato in altri gruppi. Siamo un gruppo di giovani e ci siamo anche quelli un po' più anziani. Dopo Lidia vengo io e mi sento la mamma un po', io e Lidia, le più grandi del gruppo. Ma assieme siamo disposti a sacrificare parte della nostra vita e del nostro tempo e del nostro tempo per la famiglia, per Vizzini. Perché da sempre Rosalba e anche altri in questo gruppo sono stati tra la gente, con la gente e per la gente di Vizzini. Importantissima, perché il rispetto è penso la prima cosa. Nei vari incontri non mi è stata mai levata la parola. La libertà di questo gruppo è la prima cosa, qualcuno l'ha detto, essere liberi. Io sono libera e sono stata libera di scegliere questo gruppo e può venire chiunque a venire a parlare con me e dico che sono stata libera di stare libera. Crediamo in Vizzini. L'appartenenza è la prima cosa. Noi siamo di Vizzini. Vizzini appartiene a noi e Vizzini è nostro. Non lo dimentichiamo, specialmente chi lavora con i bambini. Il patriottismo antico delle bandiere, questo deve essere, da qui si deve iniziare, perché se non c'è appartenenza, non c'è gruppo, non c'è niente. Concludo, eccomi, eccoci, dateci fiducia, è l'unico e l'obiettivo. E Vizzini, e solo per Vizzini, con Cortese per Vizzini. Grazie. Grazie. Chiudiamo il gruppo in bellezza, chiamo Vito Cassone, amico veterano del gruppo. Buonasera a tutti, grazie a tutti quanti per essere intervenuti questa sera così numerosi. Dopo aver ascoltato tutti i candidati che mi hanno preceduto, anche i designati assessori, forse sarebbe anche superfluo dire il perché anch'io mi trovo in questa sala questa sera. Sarebbe pleonastico anche spiegarne le motivazioni, perché chi avete ascoltato, i candidati che si sono presentati, rappresentano l'essenza della nostra squadra. Questo è quello che noi abbiamo cercato in questi mesi di mettere assieme per offrire a Vizzini una ulteriore ed una nuova opportunità. La mia non è la prima, non è neanche la seconda, non mi vergogno a dirlo, è la quinta volta che mi offro alla città di Vizzini come candidato. Per alcuni questa viene vista, in altri ambiti politici viene vista come un qualcosa di negativo. Io la reputo invece un ulteriore elemento, che è quello di fornire e dare l'esperienza che uno ha maturato in questi anni ad un gruppo fatto prevalentemente di giovani, giovani che vedono la politica, così come avete ascoltato poc'anzi, la politica come un servizio, e che reputano e ritengono che l'unico tornaconto personale che possono avere è quello di avere l'orgoglio emotivo e la soddisfazione di aver fatto qualcosa per la propria comunità e per i propri concittadini. Circa 2 anni e mezzo fa, eravamo a dicembre del 2014, dopo le scelte politiche fatte dal nostro sindaco uscente, all'interno del mio partito, che è il Partito Democratico, c'era una discussione. Mi era stato anche chiesto ulteriormente di rientrare nuovamente in giunta
per bocca di una veterana del nostro partito tesserata che è qui presente in sala, e a quella proposta io ho detto tranquillamente no, spiegandone i motivi che non sto qui a dire, ci saranno altre occasioni nel caso fosse necessario, e chiedevo anche che il partito prendesse un'altra strada. È stata fatta altra scelta e con l'attuale Presidente del Consiglio, il nostro candidato sindaco, dottor Vito Cortese, eravamo ad un bivio. Dovevamo scegliere se rassegnare le dimissioni e finire la nostra, sia la sua ma anche la mia, con un atto del genere, vita politica, oppure continuare la nostra esperienza e creare le condizioni perché tutte le forze politiche sane di Vizzini fossero messe assieme in maniera tale da poter dare a Vizzini un'ulteriore possibilità di crescita e soprattutto cercare di far uscire la nostra comunità dal torpore in cui in questi ultimi anni è caduta. E da lì abbiamo iniziato a lavorare cercando di mettere assieme tutte quelle che erano le vitalità sociali e politiche che riscontravamo man mano. Ecco perché qualcuno si chiede alcune presenze nella nostra lista, quella di Rosalba, quelle dei ragazzi Vizzini dal basso, perché la nostra volontà era stata sempre quella di mettere assieme un gruppo di persone giovani e meno giovani che avessero a cuore la nostra comunità. E ci siamo riusciti perché le persone che si sono presentate prima di me ne sono la testimonianza, ma ci siamo riusciti soprattutto perché c'è stata la volontà, la tenacia e la caparbietà di una persona che ha voluto, scusate, dicevo, c'è stata la tenacia e la caparbietà di una persona che ha voluto nuovamente mettere a disposizione della nostra collettività la sua esperienza, il suo modo di essere, il suo modo di risolvere i problemi, il suo modo di ascoltare la gente e di ascoltare la società vizzinese. Questa persona è il nostro candidato sindaco, dottor Vito Cortese, che ha vissuto la sua vita politica, la sua anzi vita sociale e professionale con spirito di abnegazione, così come vive e ha vissuto e continua a vivere la vita politica con lo stesso spirito. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e do la parola a chi sicuramente dovrà dirvi molto e soprattutto vi chiedo in questa occasione di sostenerci perché sarete voi i primi motori per una rinascita della nostra città. Grazie. Grazie. La parola all'amico Rosario Catania che ci illustrerà il sito. Sinceramente non me lo aspettavo, quindi sono particolarmente anche emozionato di vedere tanta gente. Dicevamo appunto che abbiamo realizzato questo sito grazie soprattutto al porto che ha dato Andrea Slogna, e questo sito praticamente ha cercato di, in questo sito ci sarà praticamente possibile visualizzare praticamente il programma che questo movimento e questa coalizione vorrà insomma realizzare. Lo possiamo vedere praticamente magari iniziando proprio dall'inizio, dalla prima schermata, dove vengono, diciamo così, elencate un po' tutte quelle che sono le iniziative che questa coalizione vorrebbe realizzare. Sicuramente una cosa che ci preme, soprattutto anche che mi preme anche in particolar modo anche a me, è quello che riguarda il decoro di questa città, che purtroppo spesso non è sicuramente il fiore all'occhiello, è un biglietto da visita di cui vantarsi. Appunto, che dicevo tempo addietro, l'ho fatto presente anche questo aspetto al dottor Cortese,
Purtroppo Vizzini viene anche menzionato addirittura nelle guide turistiche per questa diciamo così, per questo neo spiacevole, che è quello appunto del ricordo che manca in questa cittadina, rifiuti che vengono abbandonati a destra e a sinistra e sicuramente non sono appunto un biglietto da visita di cui vantarsi. E quindi abbiamo voluto dare un rilievo non indifferente a quello che riguarda l'aspetto dell'ecologia. E come potete vedere, l'impegno che ci prenderemo è, riguarda soprattutto quello di rimuovere, di fare una rimozione straordinaria di tutti quei rifiuti che sono stati abbandonati nel territorio del comune di Vizzini. È un impegno sicuramente non indifferente, perché purtroppo queste micro discariche sono un po' abbandonate in diverse parti del territorio. Allo stesso tempo vogliamo diventare appunto invece un fiore all'occhiello per quello che riguarda la differenziata, che non è un cavallo di battaglia di altri movimenti, ma è anche un nostro cavallo di battaglia. E a tale proposito vogliamo arrivare al punto di arrivare a livelli altissimi per quello che riguarda appunto la differenziata che viene già effettuata in questo paese, ma che sicuramente non è al massimo. Per raggiungere questo scopo abbiamo pensato di posizionare in diverse parti del comune di Vizzini delle macchine compattatrici che saranno in grado di differenziare automaticamente i vari rifiuti che i cittadini vorranno conferire. Queste macchine saranno in grado di differenziare, come dicevo, automaticamente singoli rifiuti che vengono prodotti, dall'umido, dalla plastica, al vetro, agli oli domestici, che sicuramente sono una novità, perché a oggi questi oli non vengono differenziati, vengono buttati semplicemente nello scarico domestico e sicuramente contribuiscono all'inquinamento delle acque. Dicevamo che davamo appunto questa importanza particolare a quello che riguarda la differenziata, e a tale proposito vogliamo dare finalmente un premio a tutti quei cittadini che sono impegnati in questo senso, perché spesso magari sentiamo parlare le persone che ci dicono: ma io faccio tutti i giorni questa differenziata, ma qual è il vantaggio che ne traggo? Non ne traggo nessun vantaggio, quindi purtroppo non si percepisce il risultato anche di quello che sono i nostri impegni quotidiani. A tale proposito abbiamo pensato finalmente di dare un valore a questa differenziata attraverso questa special card che permetterà praticamente ad ognuno di noi, quando conferirà questi rifiuti presso queste macchine compattatrici, di accumulare dei punti. E grazie a questi punti che verranno accumulati da ciascuno di noi, ci sarà la possibilità di scegliere o di avere uno sconto sulla tariffa della TARI, oppure, per chi ha bisogni diversi, quelli di avere dei buoni per acquisto di beni di prima necessità. Questo è uno dei tanti aspetti che vengono elencati in questo programma, che poi ognuno di voi potrà naturalmente sviscerare o a casa attraverso internet, oppure magari consultando il programma che ognuno di voi ha la possibilità di poter portare con sé a casa. Grazie a tutti. Adesso voglio passare la parola al dottore Cortese. Brevemente la dottoressa Margherita Riggio ci dirà due cose sul turismo. Prego. Scusate, un poco fa non ho presentato. Siamo due tecnici del turismo praticamente, anche se lui si è appassionato a questo discorso della spazzatura o della pulizia del paese, perché riteniamo che sia essenziale che il biglietto di visita del paese è quello della buona accoglienza. La buona accoglienza innanzitutto non solo sa che di spazzatura nega sul paese, quindi la prima cosa per noi è stata questa. Entrambi siamo tecnici del turismo perché lui si occupava a Zurigo dell'ENIT, dell'Ente Nazionale Italiano del Turismo, e io del Servizio Turistico Regionale, prima PD di Catania, adesso Servizio Turistico Regionale di Catania Caltagirò. Comunque, brevissimamente, facciamo parte della squadra, anche se non ci presentiamo personalmente, perché ci crediamo veramente... e l'entusiasmo e la preparazione di ognuno di noi. Tra l'altro anch'io ho iniziato l'esperienza con Cambiamo il Tasso, anche se precedentemente ho la memoria storica di quello che è stato fatto al dottore Cortese, che dice non è stato fatto niente, sbaglia, perché basta passare un giro in paese e ancora qualcosa rimane di quello che è stato fatto. Ci siamo occupati, mi sono occupata particolarmente perché ci tengo, perché il turismo
la prima cosa importante è che questo turismo non sia limitato alla Sagra della Ricotta, perché la Sagra della Ricotta porta un sacco di soldi, ma noi vogliamo che questi soldi ce li portino anche durante il resto dell'anno, e quindi parliamo di destagionalizzazione. Non siamo i primi, non abbiamo l'invenzione della destagionalizzazione, ma c'è una tendenza del turismo, perché abbiamo visto che nel Mediterraneo ci sono state una serie di problematiche, di guerre, di cose, e quindi queste cose hanno portato a uno scoppiare del turismo in Sicilia, non grazie alle politiche che sono state fatte a livello regionale, a livello locale, ma grazie alle bellezze della nostra terra. Per cui noi abbiamo pensato di fare tantissime estensioni, a partire da marzo a finire a dicembre, e quindi abbiamo pensato che alla nascita per esempio di una tematica di manifestazione che si chiama De Gustibus, cioè di mettere insieme tante manifestazioni alla Sagra, il pistacchio di Broca, il salsiccio di Granighiera, insomma di fare delle manifestazioni che possano portarci in relazione con gli altri paesi e gli altri paesi con noi. E quindi in primavera il festival del piano dei giovani che sono stati veramente trascuratissimi in questo paese, e soprattutto è stato trascurato Verga, perché Verga non è semplicemente una manifestazione fatta da quattro persone che vengono da Catania, che vengono qui, vengono a prendersi quattro soldi e se ne vanno, ma deve essere del nostro stesso spirito che deve rimanere dentro di noi e dentro il nostro paese. E così abbiamo pensato a tutta una serie di cose che già erano state fatte, come le novelle in fiore che aveva fatto Giovanni, nell'ambito delle varie infiorate da inserire tra le infiorate di Noto e quelle di Caltagirone, perché c'è gente, credetemi, che gira per guardare le infiorate della Sicilia e non si limita ad andare solamente a Noto. E poi durante l'estate vogliamo fare sì che l'estate non sia non c'è niente in questo paese, abbiamo deciso da fare, facciamo delle cose che possono essere a costi zero, a costi molto bassi, ma in cui metteremo l'entusiasmo, per esempio l'animazione, la chiusura del centro, i caffè letterari, non ho dimenticato, ho messo valorizzazione della piazza centrale della città, perché lo vediamo tutti che cosa è diventata la città, e io credo che, e il dottore Compresi è d'accordo con noi, noi crediamo che sia giusto anche attenzionare le attività economiche che ci sono in piazza, non lasciarle sole, ma valorizzando, facendone anche lì un biglietto da visita. E quindi attraverso visite guidate serali, eccetera. In autunno e in inverno vogliamo continuare a farci vedere, a farci sentire, a far sentire la nostra voce, a far sentire la voce di Vizzini, attraverso dei festival musicali, attraverso l'Ottobrata e Iblea, perché non sfruttare questo filone dell'Ottobrata che a Zafferana e Iblea porta migliaia di persone? Zafferana scoppia e allora prendiamoci un pochino anche noi. E poi attraverso la valorizzazione dell'extravergine dei Monti Iblei, i mercatini autunnali, perché abbiamo delle cose a livello agricolo che possiamo sfruttare, e in inverno le mostre a tema, i presidi dei quartieri, eccetera. Inoltre abbiamo pensato di far inserire Vizzini, visto che abbiamo perso il treno dell'UNESCO, nel treno dei pochi d'Italia, ce ne sono 20 in tutta la Sicilia, e porta un turismo a sé, sono delle agenzie turistiche che si preoccupano proprio di veicolare le città che sono inserite in questo elenco dei borghi d'Italia. E le informazioni turistiche è un altro paio di concetti che per me sono importanti, è quello del turismo accessibile, cioè corsi turistici legati a vari temi letterari, temi artistici, temi enogastronomici, ma anche quello del turismo accessibile, cioè dei percorsi guidati che tengano conto anche dei portatori di handicap, che siano accessibili a tutti, anche delle persone che non hanno l'uguale mobilità delle persone che camminano su due gambe. Questo vale anche per gli sport, perché per esempio non pensare a fare una manifestazione sportiva che possa, visto il successo anche delle manifestazioni sportive dei giochi paralimpici, perché non far diventare le persone, invece di farle stare a casa, perché non farle diventare protagonisti con le loro eccezionalità, con le loro particolarità e con la loro bellezza? E quindi chiudo dicendo che Street Art, il resto lo potrete ben leggere, chiudo dicendo che la bellezza salverà il mondo, e dobbiamo insegnare
la bellezza alle persone, come diceva anche Peppino in passato. Adesso metto il suo valore, posso passare la parola all'amico. Dopo una carrellata come questa, mi pare che sia opportuna una riflessione un po' simpatica, che essendo io il più anziano rappresento un punto di riferimento. Devo dirvi che l'età è un'opinione, che l'età biologica è tutt'altra cosa, che io mi sento il fratellino minore di tutti questi ragazzi straordinari per il sentire, perché stasera la cosa che ci conforta e ci apre ad un futuro straordinario è la sensibilità sociale di questi ragazzi, dei nostri assessori, e la capacità di riflettere e di scegliere, comunque sia, questa è una lista che nasce dal confluire di due posizioni che politicamente sono identiche nella concezione, e che però avevano avuto dei percorsi diversi. Tutto questo è importante perché a Vizzini c'è una gran parte di gente che è stata messa ai margini della società, che non partecipa alla vita sociale, perché condizioni economiche, perché condizioni di accoglienza all'interno della società sono precarie. Noi vogliamo essere inclusivi e vogliamo guardare a queste persone con la serenità di chi sa che non accettiamo che questo paese declini ulteriormente e che non si rassegni ad una fine che avrebbero voluto farci fare. Noi non abbiamo nessun tipo di ragione per confliggere con gli altri candidati, assolutamente. Non abbiamo ragioni personali, non condividiamo culture, non condividiamo nulla. E però una cosa è fondamentale: chi rappresenta un gruppo deve avere l'onore di rappresentarlo per sempre. Nel momento in cui un gruppo fa eleggere qualcuno che non accetta più la collaborazione di quella che era diventata una classe dirigente importante e seria, non ha l'onore di rappresentare il progetto politico per il quale era stato eletto. Chiarito questo problema, noi non abbiamo nulla contro questo sindaco, sappiamo solamente che ha stravolto un progetto politico e ha messo ai margini intelligenze e capacità che andavano sfruttate per il nostro paese. E bisogna dire che le occasioni per dimostrare che questa era una metodica e il fatto che ha cambiato 18 assessori. Gli assessori per un amministratore sono importanti, per un sindaco sono il braccio destro, sono le gambe, e quindi
circondarsi di gente capace e gente che ha veramente la volontà di fare è fondamentale. Qua ci siamo trovati di fronte ad una logica completamente diversa: cambiare per non fare. Io poc'anzi facevo vedere a Maria Rosa quello che abbiamo fatto noi in 10 anni, cioè sono 4 fogli di opere pubbliche, di lavoro, e quello che ha fatto questa amministrazione, che è l'ultima parte, 4 righe. Questo è quello che in questi anni è stato fatto. Ora, al di là del fatto che anche vecchi satrapi sono riscesi in politica perché nuovi accordi in altre forze politiche avvengono fuori dal paese e per garantire interessi ormai rappresentati e chiari a tutti, vogliamo solamente rappresentare noi con questo gruppo di persone la volontà di impegnarci per Vizzini così come abbiamo fatto, di dare al Paese la dignità che merita, perché apparteniamo ad una storia importante, dobbiamo essere degni della nostra storia e soprattutto non ci sono ragioni di potere che ci legano al ruolo per il quale ci stiamo proponendo. Personalmente anche gli altri hanno esercitato ed esercitano un potere, che è il potere della fiducia, amici, il potere della fiducia che la gente ha avendo constatato, e qui è importante l'età perché è anche garanzia, avendo constatato nel tempo la coerenza e il rispetto della fiducia degli altri. È una delle proprietà importanti della fiducia è la reciprocità. Chi ha dato fiducia a noi politicamente, professionalmente, dal punto di vista umano, ha sempre ricevuto altrettanto impegno nel garantire la fiducia che era stata riposta in noi. Questo, guardate, che è il crinale su cui si gioca la differenza tra noi e le altre forze politiche. E le altre forze politiche, un'altra, quella dei 5 Stelle, signori, è una forza politica che testimonia la messa ai margini di una parte della nostra società vizzinese che protesta giustamente l'allontanamento dalle istituzioni, l'allontanamento dalle situazioni di sicurezza, l'allontanamento del coinvolgimento sociale. Quindi noi dovremo guardare anche a queste realtà con molta attenzione, perché è gente che appartiene alla nostra storia, alla nostra società. Un'ultima cosa per chiudere, perché si è fatto tardi e penso che 3 ore insieme sono poche, ma voglio dire, siamo presenti 3 sindaci, siamo presenti. Non è necessario fare grandi calcoli o grandi... ognuno ha vissuto la sindacatura così come l'ha sentita. Allora
noi non dobbiamo fare altro che chiedere, alla gente di votare per chi comunque sia, con il proprio impegno politico, ha dimostrato coerenza, attenzione alla gente, attenzione ai diritti dell'uomo, attenzione alle problematiche di una società che ha sempre chiesto l'impegno di tutti e che, indicando una via di sviluppo, di orizzonte, che nasce dal fatto che noi siamo sulle spalle dei grandi vizzinesi, non solo dei Verga, non solo dei Cafici, non solo dei Costa, ma di tutti gli uomini che quotidianamente la mattina si alzano, vanno a lavorare e pensano che vivere insieme agli altri sia la migliore delle cose possibili. Noi sogniamo una società, come questa, una società solidale, una società fatta di sofferenze comuni quando c'è da soffrire e di gioie comuni quando c'è da gioire, perché Vizzini è un paese straordinario, ve lo dico con la convinzione laica, non di chi sente questo amore sviscerato che pure c'è, ma io che ho vissuto nei paesi del circondario, devo dire che i vizzinesi siamo straordinari per intelligenza, per capacità, ma anche per trovarci nei momenti dell'impegno serio a scegliere le soluzioni migliori. Voglio ribadirvi la volontà dell'impegno assoluto e della gioia di avere un gruppo con Cortese per Vizzini, non per Cortese con Vizzini. Guardate che questo è un momento è fondamentale. E sapete perché è fondamentale? Perché dietro la formazione di questa lista c'è un'unica ispirazione, che è quella di riportare questo paese a momenti di socializzazione, di politica, di vissuto comune ad un certo livello. Siamo stanchi della tribalizzazione della lotta politica, non possiamo dividerci nel nome degli interessi di qualche piccolo ducetto che pensa di poter dominare la società nel nome di principi che non valgono per tutti, ma che servono a dare forza perché utilizzano i momenti di disagio delle persone. Ora, noi non siamo per il clientelismo, non lo siamo mai stati. Abbiamo avuto attenzione per i più deboli, magari qualcuno l'avrà colto in maniera diversa, però voglio dire, c'è stato un interesse serio per la società e quello che abbiamo prodotto è una classe dirigente che gli altri nelle loro liste non hanno. E questo è successo perché a catalizzare questa formazione che vi chiede di vivere insieme questo percorso politico da protagonisti con l'ambizione di poter cambiare questo paese, questa formazione politica nasce solamente dalla volontà di essere utili al paese. E vi ringrazio per essere stati con noi con tanta pazienza. Sono felice che stasera
i nostri candidati abbiano dato la dimensione di quello che sono, e questo può esservi di aiuto nell'aiutarci fuori a cercare i consensi, perché attraverso i consensi vinciamo.